Ciao ragazzi, sono Daniele Proietti, benvenuti in questo nuovo video. Ma come è vestito? Oggi qui con noi un famosissimo pasticcere, è mio fratello, è un pasticcere famosissimo e oggi con lui andiamo a fare la torta Sacher. O meglio, sai che facciamo? Facciamo un po' una sfida. Io non sono mai riuscito a far lievitare il ciambellone, cioè io il ciambellone non so proprio capare. Dici, ma come? Ciambellone? È una cazzata, no? La sfida sarà questa, che praticamente la torta la farò io con le indicazioni di Andrea. Qui abbiamo preparato tutti gli ingredienti, sì. Adesso ve li facciamo vedere. Su YouTube si vedono tantissimi pasticceri che utilizzano, come si chiama la frusta? Planetaria, attrezzi vari. Siccome non tutti ce l'abbiamo, oggi noi la facciamo a mano. Faremo una versione molto semplice della Sacher. Allora, quali ingredienti ci servono per fare una buonissima Sacher? 6 uova medie, 20 g di lievito in polvere, 60 g di cacao in polvere, amaro, 250 g di zucchero, 220 g di olio di semi e 250 g di farina. In più ne aggiungiamo anche 25 g di miele. Allora, mi devi spiegare tutto, a parte il ciambellone che mi viene fuori una schifezza. Perfetto. Come comincio? Allora, prima cosa, unisci tutte le polveri qui dentro. Le polveri, sì. Ok. Questa è la farina. Dentro, aspetta, qui. Sì, vabbè, uguale, ormai l'hai fatto. Dobbiamo andare in ordine. Allora, vai. Questo zucchero. Zucchero, sì. Farina. Zucchero. Cacao. La farina, cacao. Cacao. Meraviglia. Pure il lievito? Pure il lievito. Vai, vai. Adesso mescola. Adesso mescolo. Cacao. Sì, mescola allora. Le polveri. Guarda, guarda che planetaria manuale, guarda. Lo mischia? Vai, mescolo bene. E dopo c'è pure il mesh. Ah, ecco, 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 Sacher sta arrivando! Profumo. Adesso metti tutto con quella grande. E questo è il cacao, senti come profuma il cacao. Perfetto. Adesso l'olio. Così lo metto tutto insieme? Tutto dentro. Tutto insieme. Eccolo qua. Adesso rompi le uova. La parte più difficile è rompere le uova. Non lo metterò qua sì, dentro. Non mandare le bucce, eh. Io sono messa la pace con quello. Dai che casino. Io faccio così, lo tutto controllo. Eccolo, guarda qui. Eccolo qua. Black. Mettici anche il miele. Il miele? Aspetta, sì, c'è acqua. Che sta a fa? Ci non è ancora in bocca. Devo leccare una cosa? No. Ok. Vai con la frusta. Che buona! E adesso non devi montare, anche se stai usando la frusta, ma devi mescolarlo. Devo mescolarlo? Sì, devi mescolare. Allora, quindi mescoliamo così? Sì. Allora, vediamo un po' che esce fuori. Inizialmente fa un po' senso con queste uova che girano. Guarda, mica si rompono le uova, guarda. Non si rompono. Vai, sta diventando un malloppo. Vai, vai, vai. Guarda che bel malloppo. Guarda, mica si rompono queste uova. Non si rompono. Vai, vai, veloce. Sì, veloce. Guarda come sono bravo. Non ha resistito. Non ha resistito, ha detto fammi fa me. Ah, ecco. Oh, andava fatto leggermente veloce. Ecco perché a me non mi si montano i ciambelloni. Energico proprio. Ok, quindi pochi secondi è pronta. È già pronto, già fatta. È pronto, adesso lo passiamo in cottura. Cottura? Possiamo assaggiare nel frattempo? C'è il bianco crudo. Ma come no? Insomma. No, perché ci sono le uova crude. Ci sono le uova crude. E si mangiano crude? Non si mangiano. Scusa, il tegamino. Il rosso sì, ma il bianco no. C'è la vitina che non ti fa assimilare. Io non lo farei questa cosa. Ma buonissimo! Poi l'uovo deve essere fresco. Deve essere mangiato. Non se fa o no, ma è troppo buono. È pericoloso pure fresco. Questa dialetta è stata imburrata e infarinata. Imburrata e infarinata? Sì. Con la stessa farina di prima? Sì. Ok. Adesso lo devi riempire a metà? Due terzi qua. Dobbiamo riempire a due terzi, sì. Quindi ce ne stanno due. Okay, vediamo se avanza. Allora. A due terzi? Vabbè, non ce l'ha tutta? No. Ah.
Guarda, guarda come si cosa. Sembra Nutella. Nutella! Eccolo qua. Ma noi, quanto verrà grande? Questi ingredienti sono per una sagra di che dimensione? Queste sono due da 24 centimetri. Ah, ne facciamo due? Sì. Che figata! Ancora meglio! Eccola! La frusta. Casino! Abbiamo acceso il forno però. Ah, dobbiamo accendere il forno! Eh sì, così riesco ad andare. Allora dillo che deve subito un forno. Appena lo mettiamo nella gialletta va subito in formato, fornato a 190. Appena mettiamo nella... Appena messo nella tielletta va subito infornato a 190 gradi per 20 minuti. Che devo mettere? Che... Allora mettilo. Questo è un forno elettrico. Sì. E lo mettiamo ventilato. Ok, ventilato, quindi poi con la resistenza sopra e sotto. Esatto. Mentre è questo qua. Appena è caldo inforniamo subito. Inforniamo. Ok. Guarda che casino! Patacca piccina. Emanuele è celiaco. No, celiaco non tollerante. Ah, adesso è diventato un tollerante. No, solo già, quando gli pare. No, già da prima. Tu pensa che questa ora crescerà perché c'è il lievito. Certo che è figata. Ci sono tantissime ricette per la sacher. E questa che facciamo noi è la più semplice. Allora, mentre che aspettiamo che si scalda il forno, che dobbiamo fare? Allora, nel frattempo andremo a preparare la ganache. E i ganache? Che servirà poi per coprire la nostra sacher. Abbiamo del cioccolato fondente, useremo 300 g di cioccolato e 250 g di panna fresca. Adesso tagliamo il cioccolato, anzi taglierai il cioccolato. Taglio il cioccolato. Allora, 300 g, la tavoletta è da 500, sì. Quindi dobbiamo fare fino a qua. 6 blocchi. Dobbiamo fare 6 blocchi, questa togliamo. E lo fa a pezzettini? Sì. Quanto fini? Tocchetti. Così? Anche più grandi. Ah, ok. Sono esperto a tagliare cioccolata. Tu, ma non te la mangiare perché sennò dopo ti eccidi troppo. Non dormi più. Sto sudando. Allora, adesso. Adesso andremo a scaldare la panna senza portarla a bollore e poi uniremo il cioccolato. Andiamo! È arrivata la temperatura? Sì. Pensando di vivere. Allora, il forno è caldo e inforniamo. A che piano dobbiamo mettere la... Ma dipende dal forno, però noi lo mettiamo a questo più basso. Tutte e due sullo stesso. Ok, più basso. Così adesso contiamo 20 minuti all'incirca. 20 minuti? Manuel, vai, segna 20 minuti, vai. Da 300 grammi di cioccolato. Da 300 a 200. Basta, ci serve. Mi sa che a fine non ci arriviamo a fare la torta se mangiamo tutto prima. Panna fresca. Quella è buona. Vedi. Adesso mettiamo a fuoco medio senza farla bollire. Quando vedi che inizia a fumare. Fuma. Adesso spengiamo e unisci il cioccolato piano piano, lo metti un po' e mescoli che si scioglie. E gira. Vai, gira. Allora, probabilmente ok, non deve bollire. Se non si scioglie la cioccolata, riaccendiamo. Allora, tu mi dicevi che le ganache, come è nata, come se la sono inventate le ganache? Ma ganache in francese vuol dire sbadato, pasticcione. È venuta per un errore di un aiuto pasticcere che ha versato della panna calda sopra il cioccolato e il capo pasticcere gli ha detto ganache. Ganache! Che divertente! Per caso! Per caso però poi... Sì, per caso, come molte cose poi nella pasticceria. Vai, mescola bene, attento al fondo, perché non si attacca. Al fondo perché c'è il rischio che si attacca. Questa è più da veloce, assaggiare. Più veloce, gira, gira. Più veloce? Ah, che tecnica! Si vede la mano dell'esperto. Ok, è riaccesa adesso. Sì, perché c'era qualche grumo. Qualche grumo. Allora, noi quindi adesso giriamo e sciogliamo fino a quando non sono finiti tutti i grumi. E la vediamo bella liquida.
Poi quando si fredda diventa un pochino più solido. Le ganasce! Soffia. Migliorata. Vedi che è cresciuto. Stanno crescendo! Stanno uscendo fuori, guarda! Qua assaggiamo anche loro. Però paghi 70-80. Non mi ricordo, sembra il primo mese. Perché la riscrizione. Se si muove ancora, vedi? Se muove allora, troppo. Se si muove. Non è cotto ancora. Ah, perché è morbido. Aspettiamo ancora. Ancora, sì. Un altri 5 minuti. Allora, adesso, siccome si stava spaccando sopra, abbiamo tolto la ventilazione. Sì. Magari sopra lo stava asciugando troppo. Quindi si stava spaccando. E ora passiamo da 20 minuti a 25. È pronto! Ta-da, ta-da-da. Uoppa! Che bella! Posso assaggiare? Che peccato che voi non potete sentire i profumi! Allora, vediamo un po'. Questa è cotta. È cotta? Ok, la base è stata in forno circa 27 minuti. Adesso dobbiamo aspettare che si fredda un'oretta. Nel frattempo che facciamo? Allora, le basi sono pronte, si sono raffreddate, adesso le tiriamo fuori. Guarda che tipo è qua. Vieni qua, mettitelo. Mettitelo. Beh, dai. Come qua. Non finiamo mai. Facciamo della mano esperta. Eccolo, è venuto bene. Adesso lo tagliamo. Ah, questo si può mangiare. Volendo, sì. Adesso tagliamo nel mezzo. Ah, taglio nel mezzo. Perfetto. Facciamo la bagna adesso. Come bagniamo? Col succo di frutta. O in questo caso andrebbe fatta col rum, però noi non usiamo l'alcol. Niente rum. La facciamo analcolica. Quindi questa variante la possiamo fare anche con il rum. Bellissima questa cosa. Fighissima. Tutte e due le parti bagniamo. Tutte e due le parti. Ok, adesso che si fa? Adesso mettiamo la marmellata d'albicocca. Ah, così comincia a prendere forma la nostra sake! Opla, guarda! Ok, spatoliamo. Con la spatola. Copertura! Marmellata! Marmellata! Ah, di meno però. Lo stucco! Esatto, una stuccatina. Bella stuccatina! Qua, togliamo i buchi. Adesso siamo pronti per la glassatura. Ah, adesso parte meglio. Allora, stiamo costruendo una griglia. La griglia per la colatura. Questa è la griglia del forno. Perché dobbiamo fare la colata delle ganasce. Ah, guarda la ganascia. Questa come la facciamo, la colatura, le ganasce? Adesso tutto insieme. Tutto insieme. Che figata!
però c'è tanto. La si recupera o no? No. E ce la mangiamo tutta. Adesso aspettiamo un pochettino che scende. Ora aspettiamo un pochino che cola. Guarda quanto ben di Dio, guarda. Guarda. Vedi? Vedi? Che stanno i muratori stuccano i muri col cemento. Io stucco con la cioccolata. Stucca con la cioccolata. Cappello, ma non è? È rimasto qui. C'è rinunciato. E non mi si viene. Eh beh, alla fine è elaborata come cosa, altro che semplice. Guarda, guarda l'altro chef, guarda dove sta, guarda, guarda. Tutto cappello e niente arrosto. Guarda, guarda Posello come stanco, guardalo. È difficile. Rifinitura. E vai! Che figata! La saga proietti! Sì! Finita! Yeah! Che spettacolo! Bella linea sotto, vai! Mamma mia, già c'ho l'acquolina in bocca! Ora quando lo possiamo mangiare? Anche subito! Ta-da! Ok ragazzi, possiamo finire qui il video? Sarà sicuramente buona! Il cappello. Ok ragazzi, possiamo finire qui il video. Spero che vi sia piaciuto. Ringraziamo il pasticcere, mio fratello Andrea, che ci ha fatto questa bellissima torta. Come sempre, se non siete iscritti al canale, iscrivetevi. Sotto nelle descrizioni vi lascio il link di Instagram di Andrea, dove vi potete andare a vedere tutte le torte che fa, che sono una gran figata. Ok ragazzi, se il video vi è piaciuto lasciate un commento, un mi piace, e per ogni mi piace una torta Sacher per tutti. Bene ragazzi, ciao, ci vediamo alla prossima.